Il 18 aprile i salumi stagionati, il tartufo marzolino, il 24 e il 25 aprile la festa della Spoglia Lorda. In occasione della festa dei lavoratori la sagra del cappelletto romagnolo, l'8 e il 15 maggio protagonista il carciofo moretto. Con il lunedì di Pasquetta Brisighella torna a celebrare insieme ai propri visitatori i prodotti tipici del territorio. Il mercato dei produttori dell'artigianato tradizionale, stand gastronomici, animazione ed escursioni, la ricetta che animerà i 4 appuntamenti curati dalla Proloco. Primi eventi di un lungo calendario che vedrà in scena diversi protagonisti tornare ad animare il borgo medievale dopo la pandemia. Direi che è una bellissima cosa. Noi diciamo che abbiamo cercato di continuare a fare gli eventi anche nei periodi in cui si poteva della pandemia, ma le sagre di primavera dopo 2 anni ritornano, soprattutto celebrano i prodotti tipici di Brisighella, infatti i salumi stagionati di mora romagnola, il tartufo marzolino, la spoia lorda, una minestra tipica brisighellese, il cappelletto romagnolo che a Brisighella anche è molto apprezzato e il carciofo moretto, che è questo carciofo molto particolare, spinoso, che cresce nei nostri terreni calanchivi, non è un prodotto di grande distribuzione ma si trova proprio nel periodo aprile-maggio e soprattutto nello stand della sagra e nei ristoranti della sagra. Diciamo che quest'anno la novità è che durante la festa della Spoia Lorda, che si svolge il 24 e 25 di aprile, ci sarà una mostra nella galleria comunale a cura, diciamo così, dell'ente ceramica degli amici del MIC, degli amici ceramisti faentini, che faranno questa tazza da brodo proprio dedicata alla Spoia Lorda. Quindi una cosa molto, molto carina, molto bella, che ci sembrava insomma doveroso, perché la Spoia Lorda è nata come minestra da brodo. Noi siamo molto contenti di ritornare sulle piazze, di fare musica, di fare animazioni per bambini e famiglie, ma soprattutto di ritrovare le persone.